0853, buonasera, cominciamo subito con la politica, questa ultima edizione del nostro telegiornale. Virginia Raggi, sindaca di Roma, ha ricevuto un avviso di garanzia per abuso d'ufficio e falso. La questione è relativa alla nomina di Renato Marra, il fratello di Raffaele, a capo del Dipartimento del Turismo di Roma. La sindaca sarà sentita dai magistrati il 30 gennaio. Salve, scusate, devo tornare. Sono serena. Sintetizza così il suo stato d'animo il sindaco di Roma, Virginia Raggi, da oggi indagata dalla Procura della Capitale per la vicenda della nomina del fratello di Raffaele Marra, capo del Dipartimento del Turismo del Comune. E anche Beppe Grillo, avvisato dalla stessa Raggi, reagisce con serenità all'annuncio dell'iniziativa della Procura, di cui si parlava comunque da settimane. È stato lo stesso primo cittadino ad annunciare che i pubblici ministeri di Piazzale Clodio l'hanno convocata per l'interrogatorio, che è stato fissato per il 30 gennaio. Raggi dovrà rendere conto ai magistrati delle procedure della nomina di Renato Marra. La nomina, come è noto, è già stata revocata, ricorda Raggi nel suo post. Ho informato Beppe Grillo e ora informo tutti i cittadini. Risulta indagato anche Raffaele Marra, ex capo del Dipartimento Personale, accusato di concorso in abuso d'ufficio. L'ex braccio destro del sindaco è dal dicembre scorso in carcere per una vicenda di corruzione. Il Movimento 5 Stelle ora fa quadrato attorno al primo cittadino capitolino. In tutti, come anche in Di Battista, a Di Martedì, prevale una linea di difesa di Virginia Raggi. Arriverà domani nella tarda mattinata la sentenza della Corte Costituzionale sull'Italicum. Nell'udienza di oggi i giudici delle leggi hanno ascoltato le parti, cioè i legali dei 5 tribunali che hanno presentato il ricorso contro la legge elettorale, contestando il ballottaggio, il premio di maggioranza e i capilisti bloccati. Nel pomeriggio invece è stata la volta dell'Avvocatura dello Stato. Poi i 15 giudici della Consulta si sono riuniti in Camera di Consiglio. C'è stata un'altra tragedia oggi in Abruzzo. Un elicottero del 118 è precipitato vicino a Campo Felice, località sciistica, dove era andato a recuperare uno sciatore che si era fratturato una gamba. A bordo c'erano 6 persone, sono morte tutte. Tra loro c'erano anche 2 medici che avevano partecipato alle operazioni di soccorso a Rigopiano. C'era la nebbia, troppa anche per chi volava su una rotta che conosceva a memoria. Così quella che doveva essere una operazione di routine, il recupero di uno sciatore ferito dalle piste di Campo Felice in Abruzzo, si è trasformata in tragedia. Sull'elicottero del 118 che a metà mattinata si è schiantato su Monte Cefalone a 2000 metri di quota in provincia dell'Aquila, viaggiavano 5 componenti dell'equipaggio, lo stesso sciatore che poco prima era stato caricato a bordo. Non ci sono sopravvissuti, le squadre di soccorso hanno potuto raggiungere solo a piedi, in mezzo alla neve con grande difficoltà, il luogo dello schianto in una zona impervia e molto ripida. Ci sono volute alcune ore per riportare a valle i corpi delle 6 vittime. Il medico rianimatore aveva dato un cambio turno a un collega e non doveva essere su quel velivolo. Nei giorni scorsi aveva preso parte alle operazioni di ricerca dei dispersi sepolti dalla valanga che ha travolto l'hotel Rigopiano. Anche un altro componente dell'equipaggio era stato uno dei primi a raggiungere Rigopiano e a estrarre uno dei sopravvissuti dalle macerie dell'albergo. Il registratore di volo dell'elicottero, la scatola nera di quel velivolo, dovrà chiarire le ragioni del disastro aereo provocato con ogni probabilità dalla nebbia fitta e dal vento molto forte, condizioni meteo proibitive che forse avrebbero dovuto sconsigliare l'utilizzo dell'elicottero per il soccorso di uno sciatore che aveva una gamba rotta, ma non era in pericolo di vita. E avete sentito, si parlava di Rigopiano, il bilancio della giornata di oggi porta a 18 il numero delle persone senza vita estratte dall'albergo, ne mancano ancora 11 dall'appello. Nella tarda serata i vigili del fuoco hanno infatti recuperato il corpo di un uomo la cui identità non è stata ancora riconosciuta. Intanto oggi a Farindola e a Penne si sono celebrati i funerali di 2 delle vittime. Al via poi l'inchiesta della Procura di Pescara. L'indagine deve stabilire se l'albergo poteva essere costruito in quella zona e se le autorità abbiano fatto tutto il loro dovere per evitare questa catastrofe. Ci occupiamo adesso di altissima finanza perché c'è un altro pezzo importante dell'economia italiana che è finito nel mirino della finanza d'Oltralpe, di quella francese. Stiamo parlando delle assicurazioni generali. Vediamo.
Il faro acceso dalla Consob, che ha convocato i rappresentanti di Intesa San Paolo, Generali e Unicredit, non fa altro che illuminare meglio la partita che si sta giocando per il controllo del gigante assicurativo, con in palio l'italianità di uno degli ultimi gioielli della corona nazionale. Trieste ha rastrellato il 3% in prestito delle azioni del maggiore gruppo bancario italiano, una mossa finalizzata a far scattare le tutele previste dalla legge sulle partecipazioni incrociate. In questo modo Intesa non potrebbe andare oltre la stessa quota in Generali, a meno che non lanci un'offerta pubblica di acquisto o, ipotesi più probabile, di scambio, magari in collaborazione con i tedeschi di Allianz. Il titolo del Leone, al contrario di quello di Intesa, ha preso il volo, seguito a rimorchio da quello di Mediobanca, primo azionista di Generali. In ballo ci sono gli equilibri del capitalismo finanziario italiano. Da un lato Piazzetta Cuccia, banca di sistema che ultimamente ha perso smalto soprattutto a vantaggio di quella che aspira a rilevarne il ruolo di pivot nelle vicende dei grandi affari nostrani. Banca Intesa, appunto, che qualche ora fa, attraverso una nota, ha fatto sapere che possibili combinazioni industriali con assicurazioni Generali sono oggetto di valutazione da parte del management. Intesa rappresenterebbe anche il baluardo dell'italianità del gruppo, con in pancia alcune decine di miliardi di titoli del debito pubblico, contro un assalto prevedibilmente, ancora una volta, francese. Transalpino è già l'amministratore delegato, ex AXA, di Generali, così come quello di Unicredit, primo azionista di Mediobanca, seguito, con una quota di pochissimo inferiore, da un altro francese, Vincent Bolloré. In Gran Bretagna, perché neanche una settimana dal discorso di Theresa May su come sarà la Brexit, è arrivato lo stop della Corte Costituzionale. Il risultato del referendum di giugno deve passare per il voto del Parlamento. Fino a quel momento non potranno essere avviate le procedure di separazione dall'Unione. Il referendum di giugno aveva un valore consultivo e, dato che il governo non può modificare i trattati internazionali senza passare dal Parlamento, la Corte Costituzionale ha frenato l'avvio della Brexit. Inoltre, la Corte ha deciso che non avranno potere di veto i governi locali di Galles, Nord Irlanda e Scozia, che sono contrari alla Brexit, e intanto Edimburgo è pronta ad un nuovo referendum sull'indipendenza da Londra. E adesso lo sport: battendo 1-0 la Fiorentina, il Napoli, con un gol di Cacchecon, si è qualificato alle semifinali di Coppa Italia, dove incontrerà la vincente della sfida Juventus-Milan, che è in programma per domani. E poi per lo sci una bella notizia, perché c'è un trionfo azzurro. Federica Brignone ha vinto oggi il gigante di San Vigilio di Marebbe, valido per la Coppa del Mondo. La 28enne piemontese è a questo secondo podio stagionale dopo il terzo di Solden. A completare la bella giornata per i nostri colori, il piazzamento ottenuto da Marta Bassino, arrivata terza. È esattamente 1 in questo momento, noi ci fermiamo, l'informazione torna domattina alle 7. Arrivederci, buonanotte.